Bene ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi siamo sì nella mia stanza perché voglio fare un vlog insieme a voi per discutere di tutti i commenti che sono arrivati sul canale ultimamente, soprattutto in virtù del mio ultimo video in cui esprimevo le mie umilissime opinioni in merito ad Assetto Corsa. C'è una premessa da fare prima di continuare con questo video, è che il canale simdrivers.eu è nato per tutto quello che è la simulazione per PC, quindi è ovvio che io do nei miei video appunto la mia opinione su tutto quello che è simulazione per PC. È ovvio che cerco di dare le mie impressioni anche sui giochi in cui ho la possibilità di testarle su console, però di base ragazzi io gioco su PC e per chi mi segue da anni ormai sapete che mi sono tra virgolette convertito al PC perché proprio la limitazione delle console non mi bastava più. Mi fa piacere leggere tutti i commenti, gli apprezzamenti, anche la gente incazzatissima nera che parla di console, però ragazzi sappiate che io mi baso sul PC, quindi questo è da precisare. Seconda cosa, questo canale è nato anche per discutere, quindi a me fa tantissimo piacere tutti i commenti e le reazioni che ci sono ai miei video, perché io non è che ho la verità in mano, ragazzi, io do soltanto le mie umilissime opinioni e mi va di avere questi scambi insieme a voi. Mi fa anche piacere che mi prendete per un esperto, anche se non mi sento assolutamente un esperto, mi baso soltanto, come mi ripeto, sulla mia umilissima esperienza e sulle mie umili opinioni. Però è motivo per me appunto di scambiare opinioni sulla nostra passione comune e quindi volevo saltare sull'occasione per intanto rispondere un po' a qualche commento che trovo davvero interessante e che comunque è più o meno si sposa con quello che penso, ma è anche su alcuni argomenti è abbastanza contrastante e quindi è per me l'occasione di potervi rispondere, diciamo, tramite video ai vostri interventi. La prima cosa che vorrei fare assolutamente, ragazzi, è consigliarvi il canale di un mio iscritto che veramente mi ha fatto davvero piacere il commento che mi ha lasciato, i complimenti, eccetera. Beh, quelli fanno piacere a tutti. Perché sono andato a vedere il suo canale e vale veramente la pena. Si occupa di Forza Motorsport 7 per Xbox, ovviamente. Onestamente è simpaticissimo, mi ha veramente colpito e quindi mi permetto di segnalarvelo a voi. Si chiama Yamakira e vi lascerò magari in descrizione il link per andare a fargli visitina perché è veramente simpatico e vale la pena. E quindi niente, andate a vederlo, ragazzi, che vi farà pisciare dalle risate. Allora, inizierei dal primo commento di Riccardo Maura che dice: Assetto Corsa è stato il mio simulatore preferito fino a che non è uscito Project Cars 2. Questo perché trovo la modalità VR di quest'ultimo superiore. Tu che ne pensi? Se faccio delle sessioni in realtà virtuale con Project Cars 2 e poi passo ad Assetto Corsa sempre in realtà virtuale, si percepisce che è un gioco che non è nato per la realtà virtuale. Sarà una mia sensazione, ma sembra che in realtà virtuale con Project Cars 2 tutto sia più naturale e percepisce capisco meno nausea. Complimenti per il video. Intanto grazie mille Riccardo per il tuo commento. Io sono combattuto rispetto alla realtà virtuale sia di Project Cars 2 che di Assetto Corsa perché intanto sappiamo le limitazioni dei vari supporti per la realtà virtuale. Andrea che è venuto qui a trovarmi e che ha provato direttamente l'HTC Vive, la prima cosa che ha notato la pixelatura e questo senso di mancanza di dettaglio, però compensato poi, come saprei benissimo, dal coinvolgimento che comunque questo tipo di strumento riesce a darci. Io non sono d'accordo sulla questione della percezione che hai, perché sì, effettivamente Project Cars 2 è sicuramente superiore in termini di sfruttamento degli attuali visori, però secondo me perde in ottimizzazione del motore grafico che si occupa della realtà virtuale. Questo può darsi che dipenda dalla mia macchina, io parlo sempre per quanto riguarda le mie esperienze personali, però è anche vero che avevo detto che c'è una percezione, diciamo, più globale su Project Cars 2 che su Assetto Corsa. Quindi
Quindi alla fine ti sto dando ragione, sì, probabilmente Project R2 è ottimizzato meglio rispetto ad Assetto Corsa, ma non noto questa grandissima differenza rispetto a quello che dici tu. E per quanto riguarda il senso di nausea, la sickness motion o motion sickness come la vogliamo chiamare, o cinetosi, io personalmente non ne ho più, malgrado abbia fatto dei video in merito a questo argomento, non ho assolutamente più questi sensi di nausea, che sia su Assetto Corsa, Project Cars 2, Raceroom o ad altri. Quindi penso che sia molto personale e quindi penso che è soggettivo. Quindi tu preferisci Project Cars 2, io non noto tanta differenza, quindi credo che sia soggettivo. Poi abbiamo Mirko Di Placido, che per me è simpaticissimo, commenti sempre fantastici anche lui, che ringrazio tantissimo, che mi dice: Fabris, bel video, se ti va ti faccio fare un gioco. Voglio fare un gioco con te. Allora mi chiede: fammi una classifica tra Assetto Corsa, Raceroom, iRacing, R-Factor, R-Factor 2, R-Factor 2, automobilista, Project Cars 2, senza stare a vedere i costi, eccetera, eccetera, una classifica di quale secondo te è il più reale. Allora, caro mio Mirko, per poter fare una classifica di questo genere bisogna tenere in considerazione tantissimi elementi e qui ci vorrebbe veramente un video dedicato per stilare una classifica. Io seguo Viper Concept, che è un italiano che fa i suoi video in inglese, in cui lui tiene in considerazione N elementi per dire se il gioco che sta analizzando sia un reale simulatore o meno. E onestamente, farla così in 2 minuti mi sembrerebbe, cioè non sarei coerente con voi rispetto a quello che è comunque pubblico sul canale. Poi abbiamo Paolo Cataldi, che ringrazio per il suo commento. Non si può supportare un gioco che non fa nulla per completarsi sull'online, manca di rispetto a chi ha speso dei soldi. Non esistono ranking, patenti, classi, è tutto buttato lì. Per renderlo piacevole siamo noi che dobbiamo scaricare app esterne e mod. Per come la vedo io, si sono accontentati e questo mi fa incazzare. Io sono su PC, ma so che su console ci sono gli stessi problemi e questo fa capire tutto. Ok, bella grafica, bell'audio, fisica buona, ma mancano troppe cose, preferisco continuare a pagare iRacing. E qui, caro Paolo, posso essere d'accordissimo con te, però attenzione, perché tu stai dicendo preferisco continuare a pagare, quindi pagare, per avere iRacing, quindi un prodotto che sicuramente sarà completo nel suo genere, però che tu devi pagare praticamente tutto e sei dipendente da un sistema che a volte, e questo parlo per esperienza mia personale, non è del tutto, diciamo, corretto nei confronti di quello che realmente succede in pista, ed è quello che me l'ha fatto abbandonare, non sono neanche i soldi. Oltretutto sei obbligato a seguire delle serie, devi fare le tue prove, il che è giusto, ma è tutto organizzato, che tu ogni mezz'ora o quarto d'ora, quant'è, hai le gare prestabilite. Non è che accendi iRacing e giochi, sì, puoi fare pratica e hot lap, però non è che offre di più, e comunque paghi, e paghi tanto. Cioè, questo non puoi negarlo. Poi non è che ha un meteo dinamico, se non sbaglio, non è che c'ha un ciclo giorno e notte, se non sbaglio. Adesso l'ho abbandonato un po' iRacing, quindi non vorrei dire baggianate, però voglio dire, tutte queste cose che mancano su Assetto Corsa sono compensate intanto da un costo che è inferiore, dal fatto che tu lo puoi completare come vuoi e che comunque non dipendi da un sistema automatizzato che ti impone orari e soprattutto che ti giudica in base a cosa. Se tu vieni colpito da qualcuno dietro e esci fuori dal tracciato, pur non essendo colpa tua, vieni penalizzato e questo non è giusto. E poi onestamente girare sempre, sempre, sempre con le stesse auto, perché non riesci ad aumentare, perché all'inizio sei in un gruppo di gente che non ha rispetto e che vuole scoprire iRacing e che ti viene a rompere le scatole, almeno che tu non sia fortunato, almeno questo è quello che mi è successo, dopo un po' diventa, cioè, si stufa uno. Poi ho anche notato che anche in termini di fisica, tutta sta coerenza e tutta sta perfezione, io non è che l'ho tanto notata. Voglio dire, ci sono le MX5 che si girano senza nessun motivo.
Sempre esperienza mia personale e mia opinione personale, ragazzi, attenzione. Quindi posso essere d'accordo sul fatto che tu possa essere esigente, che tu abbia bisogno di una completezza di un prodotto, quali bandiere, eccetera, eccetera, che sia strutturato in un certo modo, che tutto quello che vuoi. Io sono d'accordo con te, anche una bellissima realtà virtuale, a quanto pare, non ho avuto modo di testarlo, però da quello che ho sentito si comporta molto bene, ma sono scelte e qui credo che non sia soltanto puramente economico, ma puramente di struttura e di quello che offre il gioco in se stesso. E secondo me Assetto Corsa non è che offre di meno, visto che si può personalizzare, si può ottenere praticamente tutto quello a parte patenti e classi che lasciano il tempo che trovano quando sono gestite in questo modo come iRacing, che il sistema insomma a volte fa un po' di confusione secondo me. E poi in un racing simulator bisogna vedere ragazzi che cosa vi aspettate, cioè cosa volete, volete le patenti, il ranking, mettetevi su Gran Turismo, ce l'ha anche quello, eppure non è per quello che è diventato il simulatore definitivo. Cioè, non sono le patenti che fanno. Il problema principale di iRacing è che è una selezione naturale che viene fatta da un sistema che premia chi non esce, chi è da di pista, chi non è, come si chiama, chi è regolare nella sua condotta, eccetera, eccetera. Però impone delle cose, impone un timing, impone delle classi da seguire, impone che devi comprare i circuiti, tutti, devi comprare le automobili, tutti, e costa un sacco di soldi. Stiamo parlando di simulatori per i ragazzi della domenica, non è che stiamo parlando di professionisti, io non faccio simulazione come professione. Poi ognuno, e ripeto, ha il diritto di pensare e di avere le proprie opinioni. Secondo me, non è iRacing il diretto concorrente di Assetto Corsa, ma viceversa, Assetto Corsa non è il diretto concorrente di iRacing, sono due prodotti completamente diversi. Quindi questa è la mia opinione, però posso anche comunque condividere quello che dici Paolo e ti ringrazio ancora una volta per avermi lasciato un commento. Poi passiamo al mio carissimo amico che ormai conoscete tutti, Andrea. Andrea che dice: io personalmente non sono così tanto contento di Assetto Corsa, ok, come simulatore è libero e dà la possibilità di correre con le macchine che preferisci e su tutti i circuiti del mondo, però come fisica preferisco Raceroom e come simulazione di corsa Project Cars 2. Peccato, basterebbe poco per renderlo il migliore. Comunque faccio il tifo per loro e come hai detto te sono italiani e per di più siamo quasi coetanei, quindi il gioco nel mio misero e umile PC non mancherà mai. Allora, anche qui Andrea ha ragione. Io l'ho scritto in un commento, avrei dovuto mettere l'altra versione della mia recensione personale di Assetto Corsa, perché qui in quello che vi ho proposto sono veramente molto tranquillo e calmo. Andrea ha visto la prima versione del mio video in cui sono abbastanza. È sempre coerente rispetto a quello che vi ho fatto vedere, però sono un po' più incavolato anch'io perché parlo di quelle che sono le mancanze di Assetto Corsa. Allora mi direte: ma perché non hai pubblicato quelle? Perché uno, io mi espongo un poco e devo mantenere comunque, voglio dire, i toni calmi e esprimere i miei dissensi e quello che approvo con un tono. Insomma, devo essere tranquillo, ragazzi. Non è che posso distruggere così i simulatori, dire la verità, ma con un certo tono. E in quell'altro magari metterò uno spezzone di come parlo di Assetto Corsa per quanto riguarda quello che non mi piace. Però c'è una cosa che gli manca e che ancora non hanno fatto, è che tu non puoi accendere Assetto Corsa, farlo partire e dire: toh, mi organizzo questo, mi metto online e faccio una lobby online. Allora mi dire: vabbè, ma sì, Fabbri, dai, ti prendi un server esterno, metti 5 euro, te lo costruisci come vuoi tu e via, dai, su, che palle che sei con sta storia qua. E sono con sta storia, io lo faccio, ragazzi. Per me è una cazzata farlo. Prendo 5 euro, contatto Rack Service, in 5 minuti mi attivano il server, scarico i due file che mi servono, la entry list e il config server. Nessun problema, anzi, addirittura con il dedicated server, l'applicazione del dedicated server, io lo programmo, lo butto sul server, avvio ed è a posto. Però un ragazzino di 15-16 anni, o uno che non ci capisce tanto, o uno che passa dalla console al PC, come fa?
Vabbè, si deve adattare. Ma il sistema ti deve dare questa possibilità. Ma dai, ragazzi, però manca sta accessibilità. Ho capito che mi posso fare i campionati personalizzati, che posso fare gli hotlap, che mi posso scaricare delle app e farmi delle cose mondiali, eccetera, eccetera. Ma cavolo, ma fate una cavolo di lobby in cui un cristiano che non capisce di PC possa crearsi la sua lobby, mettere le impostazioni che vuole, le auto che vuole e giocare. Ma cavolo, ma perché non lo fanno mai? Raceroom non lo fa, solo Project Cars lo fa, perché gli altri non lo fanno? Cioè io per forza un simulatore esterno devo per forza intendere, cioè devo per forza sapere come si fa a impostare, ma perché? Ma dai, Marco Massarutto, ti prego, se tu vedi sto video, implementatela sta cosa per quelli che non sanno. E che cazzo? Avete contenuti di una qualità mostruosa e vi manca sta cosa. Ma cavolo, ma pure la carriera mi posso personalizzare. E fatela sta cosa del server, vi prego. Andrea, anche lui ha le sue ragioni, preferisce Raceroom perché preferisce sicuramente il force feedback che è bello tosto. In termini di coinvolgimento di gara, Project Cars 2 offre tantissimo, cioè lui parla soprattutto di quello che mi permetto di interpretare perché Andrea è un amico mio, lo vedo, regolarmente ci sentiamo, quindi gioco molto spesso con lui. Gli piace il fatto che se tu prendi una botta al motore, al radiatore, il radiatore piano piano va, si guasta e quindi la tua macchina perde di prestazioni, eccetera. Sono cose bellissime, io sono d'accordo, però questo non può venire a compensare quelle che sono le mancanze di Project Cars 2. Parliamo della fisica, che lo sapete benissimo, dei comportamenti inverosimili delle macchine, di una IA che non. Che lo sappiamo tutti, e non è un meteo dinamico che può fare la differenza, ragazzi. Cioè, alla fine dei conti, quello che interessa è che quando guidate sentite le reali sensazioni di quello che potreste sentire se guidaste quella macchina che avete davanti sullo schermo. È quello che è il divertente per quanto riguarda un simulatore. Poi, quando si gioca in compagnia, il discorso cambia. Cioè, il multigiocatore, il miglior multigiocatore, è quello che ti dà la massima libertà di scelta di tutti quelli che sono i parametri, che tu giochi con una carretta piuttosto che una Ferrari, tu possa scegliere in libertà tutto, aggiungere la IA, le bandiere, eccetera. Questo sono d'accordissimo. E Project Cars 2 oggi è uno degli unici che ti dà questa libertà ed è per questo che nel multiplayer è fantastico. E io l'ho detto, però io in single player non ci gioco, ragazzi. Faccio un hotlap ogni tanto così. E questa è la reale differenza, è quello che sono i parametri che bisogna tenere in conto quando si valuta e si giudica un gioco. Poi c'è Sebastiano Costarelli che dice: sono totalmente d'accordo su quello che dici, avrei da obiettare sul fatto che si colloca tra i grandi. Ritengo che la definizione di assetto corso corretta sia simulatore per eccellenza. iRacing è senza dubbio un ottimo gameplay, dotato di ottima fisica, ma distaccato dal vero e proprio comportamento dei veicoli. Forse l'unico che può competere è l'ormai dimenticato R-Factor 2, il quale può contare sull'ottima fisica delle gomme e dal quale mi aspetto delle sorprese nel prossimo futuro. Detto questo, hai dimenticato di parlare delle possibilità di realizzare screenshot di altissima qualità e grafica, slow motion del replay e le innumerevoli posizioni delle telecamere per lo scatto, e non per ultimo la configurazione pressoché automatica di qualsiasi controller. No, questo l'ho detto, raga, ho detto che è compatibile con tutto, almeno questo me lo devi dare. Purtroppo per un posto nell'Olimpo come GTR3 a assetto corsa ha necessariamente bisogno della variabilità. Le condizioni meteo con la rotazione delle 24 ore, giorno e notte, perché diciamola tutta, oggi come oggi sono essenziali e determinanti. Sfortunatamente per Assetto Corsa, queste sono due condizioni fondamentali per renderlo il numero uno tra i sim. Vedi la saga di GTR sublime per quei tempi di cui ci siamo innamorati cimentandoci in fantastiche 24 ore. E questo è anche vero. E gare endurance con condizioni meteo a volte proibitive è richiestissimo di partecipanti da tutto il mondo. Ovviamente non possiamo non tenere conto l'ottimo Project Cars superlativo sotto questo aspetto, che stenta a decolare in special modo per tornei di tipo endurance, pagando le difficoltà simulative dei veicoli. Concludo sperando in un futuro Assetto Corsa 2 proprio con queste ultime caratteristiche utili per allietarci ore e ore e notti insonni davanti ai nostri PC. Guarda, Sebastiano, io sono praticamente su tutta la linea, sono d'accordissimo con quanto dici.
Ma anche qui è tutto centrato sul multiplayer e quindi il gioco di base che comunque offre tantissimo è comunque un ottimo prodotto. Questo, ragazzi, è senza ombra di dubbio non si può negare. Hai ragione dicendo, ancora una volta citando i vari RFactor 2, Project Cars 2, però ancora una volta, ragazzi, torno sul discorso, bisognerebbe prendere il meteo dinamico di Project Cars 2 e la sua capacità di poterci dar libertà nella creazione di stanze online. Bisognerebbe prendere la gestione di RFactor 2, la sua modabilità insieme a quella di Assetto Corsa, la fisica di Assetto Corsa, la IA di automobilista con il suo force feedback, Raceroom, le sue caratteristiche, il suo suono, l'audio, eccetera, eccetera, lo uniamo e facciamo il simulatore perfetto. Anche qui è una cosa utopica per adesso, magari uscirà il gioco definitivo, il simulatore definitivo. Una software house come Kuno Simulazioni si è basata di concreto, se facciamo un'analisi, sul fatto di concentrarsi su quelle che sono le reazioni reali di un'auto. Il resto. Il meteo dinamico su NASCAR Pro Racing io non l'ho mai visto, Virtual Racing Ferrari Virtual Academy la stessa cosa, sono elementi che non hanno mai tenuto in conto e il multiplayer offrono la possibilità di creare server esterni. So che come dicevo l'user friendly di Assetto Corsa non è perfetto, ma attenzione ragazzi, io non è che difendo per forza Assetto Corsa, no, per carità, sto analizzando insieme a voi. Purtroppo quello che abbiamo in questo momento è che ci sono degli elementi che a prescindere da qualsiasi cosa sono fondamentali perché un simulatore sia divertente. E questa è un'altra analisi che potremmo fare insieme. Quindi ringrazio tantissimo Sebastiano per questo commento che approfondisce e che comunque tocca argomenti davvero interessanti perché ha ragione anche lui su tutta la sua linea. Come vedete io ho ragione dalla mia parte nella mia analisi, Sebastiano c'ha ragione nella sua e anche tutti gli altri, ognuno di noi dicendo la sua, diciamo una grande verità. Un altro che mi ha colpito è Lorenzo Langini. Lorenzo, che è davvero incazzato, e quindi lo posso capire, ma cosa offre? Non ha carriera, non ha meteo, per me non basta correre a cazzo sui circuiti, anche se è simulativo, Project Cars su un altro pianeta, cosa simula senza la pioggia, neve, notte, l'aria forse. E poi mi dice: puoi dire usa le mod, ma chi ha PS4 o Xbox si attacca col gioco base che gioco di merda. Allora, Lorenzo è un po' estremo nei suoi commenti. Anche qui ti smonto il tuo commento. Scusami se lo dico così, perché io parlo di Assetto Corsa su PC. Io non parlo di Assetto Corsa su console, come dicevo all'inizio del video. Quindi già qua, caro Lorenzo, io capisco che su PlayStation 4 non c'è la possibilità di usare mod, però voglio comunque intervenire sul tuo commento dicendoti che il meteo dinamico, se il ciclo giorno e notte, se è così tanto importante per te, Project Cars c'ha ragione, vai su Project Cars. Per me non è importante, a me non me ne frega niente che cade la neve, perché intanto guidare con la neve e la pioggia è difficilissimo. Sì, può essere interessante ogni tanto, ma non è che in modo random con questo metodo dinamico uno ci si diverte per forza. No, ognuno fa quello che vuole. Ah, poi non è che non mi piace, però ho preferenza a guidare sull'asciutto. Punto primo. Il vento c'è, la carriera c'è. Non ci sarà su PlayStation o Xbox, ma su PC, ragazzi, ci sono due o tre pagine solo sul Race Department in cui ci sono delle carriere che sono state create ad hoc e anche in base alle mod che sono uscite. In più c'è una carriera di base di Assetto Corsa e si modifica come si vuole. E il vento, come dicevo, c'è e influisce anche tantissimo il comportamento dell'auto. Anche qui tu dici che è un gioco di merda, io non sono d'accordo, poi su console non lo so, non l'ho provato, quindi mi fido di te, quindi magari su console sarà un gioco di merda, però dire che Assetto Corsa è un gioco di merda su PC, no, io non sono d'accordo. Però sappi che quello che dico io è riguardo a Assetto Corsa su PC.
Quindi ragazzi, penso che ho fatto il giro un po' dei commenti che avete scritto su Assetto Corsa, secondo me, il video. Io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, perché comunque questo è per me anche motivo di poter riflettere e di rivedere le mie opinioni, ma di vedere sotto un altro punto di vista quello che è il mondo della simulazione, e vedere anche e capire quello che le persone intorno a me, quali sono le esigenze appunto che avete sui simulatori. Cosa è importante per voi e soprattutto ridimensionano un attimino la mia visione dei simulatori. Questo era un modo per me per rispondere un pochettino a tutti e dire la mia umile e personalissima opinione. Ovviamente io ho un rispetto totale di tutto quello che avete scritto, perché avete praticamente ognuno di voi, come dicevo, un po' ragione sulle varie risposte, sui vari argomenti, soprattutto sulle parti tecniche, parliamo di meteo, le mancanze, eccetera, eccetera, di Assetto Corsa, il che è un modo per noi poterne discutere in modo così interattivo tramite video. Quindi dalla mia stanza io vi ringrazio tantissimo, se non l'avete già fatto ragazzi iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, ricordatevi la campanellina per essere notificati quando pubblico un nuovo video, non esitate ancora una volta a lasciarmi un commento, reagite ancora ai miei video, non esitate soprattutto a lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto, io vi ringrazio tantissimo, ci vediamo al prossimo video, da Fabrizio è tutto, ciao!